bellezza, è tutto. Però a me mi piacciono le ginnaste, non specialmente se hanno bei piedi o belle ginocchia, ma mi piacciono tanto le ginnaste che sanno esprimere quello che vogliono e che sono brave con gli attrezzi. Mi sento un'altra ginnasta, mi sento più... non mi sento... mi sento come una farfalla, non so. Ciao, sono Alexandra, ho 12 anni, li ho compiuti quest'anno, il 15 gennaio. Vengo dalla Romania, da Iași, dove viene anche la Stefanescu. Allora, sono andata a fare una visita medica in Romania e la mia dottoressa mi ha detto che ho la colonna vertebrale un po' storta e che dovrò cominciare a fare uno sport. Allora, abbiamo visto un foglio dove c'era scritto ginnastica ritmica con delle ginnaste in una posa nel collettivo e siamo andati in quella palestra e ho fatto un giorno una prova e ho visto che mi è piaciuto, il secondo giorno facevo già allenamento, dopo 6 mesi ho partecipato al campionato nazionale della Romania di squadra e poi sono andata di nuovo dalla dottoressa e mi ha detto che la mia colonna vertebrale è quasi perfetta. Io non sono religiosa, non ci credo in destini, cose varie, però sono scaramantica e qua comunque un po' destino ho fatto i giochi, perché io nel veste di giudice slovena sono stata Deleanu Kup e Alexandra ha fatto un'esibizione a corpo libero e hanno detto che del 2001, io a quell'epoca avevo bellissima generazione di ginnaste, di Valeria Pismena, Antonella Rosso, nella mia società, quindi un po' la paragonavo con le mie, ho detto brava, cioè questa avrebbe dato la pepe sulla coda anche le mie, cioè nel senso l'ho notato lì, ma proprio che non c'entrava niente con noi, a parte che ero giudice e lei era lì a fare, no? E poi quell'estate stesso noi facciamo i collegiali a Udine. Lei appare lì a far collegiale perché i suoi genitori già erano da tanto tempo in Italia e li è venuta a trovare. E io ho detto, ma io ti conosco, ti ho visto in Romania. Ah sì, ovviamente lei non si ricordava di me, ma comunque è destino, è possibile che io la vedo. Già in testa la paragonavo con quell'epoca di mia ginnasta e quella lì appare in una palazzetto Carducci in centro Udine, lei da me. Proprio quello per me comunque era destino, no? La mamma ha detto ci facciamo sentire, io anche abituata a quelle promesse storie ho detto sì di sicuro, ci credevo ben poco, però arriva gennaio, mamma mi telefona e dice guarda abbiamo sistemato tutto. Sono tornata a gennaio 2010 e ho detto all'allenatrice che posso rimanere qua per tutti gli altri anni e perciò così ho continuato fino adesso a fare ginnastica ritmica e continuerò finché posso. I suoi genitori sono un po' più lontano da Udine, che lavorano entrambi vicino a Sacile, per cui lei da lunedì a venerdì abita da noi, sta per i weekend poi dai genitori, domenica sera la riportano a casa nostra, tanto è brava, fa scuola regolare, e la ragazza più grata di averlo, per scindere di ritmica, perché sa fare babysitter alla mia figlia. Lei è un talento naturale, che lei la meccanica del lancio, di pirouette, di salto,
non devi insegnarlo, io non voglio togliere neanche credito a chi l'ha avuto fino al 2010 o qualunque cosa, ma lei a linea di massimo glielo dici una volta, no? Ma è veramente, lei ha questo dentro, la ritmica, e non devi insegnarlo perché la capisce, lei i movimenti li capisce. Io ammiro, io, cioè, dire perché gira bene pirouette, dirle perché salta bene, perché è bella, che è carina, è troppo scontato, che è ovvio, ma la virtù che io la trovo unica, ma veramente unica, è adattamento nel massimo dinamismo alla situazione del momento, reagire ed andare avanti senza disturbo. È unica situazione di una che ha talento ma anche voglia, perché è solito o hai uno o lei l'altro, ma lei ce l'ha entrambi. Il sogno è arrivare alle Olimpiadi come tutte le altre ginnaste e anche vincere, se potrò. Spero di continuare ancora e di migliorare ancora finché posso.